Dopo 18 mesi senza partite di un campionato di Serie A bloccato a lungo dalla pandemia, la Pesaro Rugby, ribattezzata Fiorini dal nuovo main sponsor, è pronta a tornare in mischia. La società giallorossa ha già varato la sua campagna abbonamenti, mentre la squadra, allenata da Augusto Allori, continua a prepararsi al Toti Patrignani in vista del debutto di domenica 17 ottobre che sarà in trasferta a Civitavecchia. Per il presidente dei Kiwi Simone Mattioli sarà il via di una stagione molto particolare dopo tanta inattività. È questo campionato che sta per cominciare è un campionato molto particolare dopo questa lunghissima inattività. Sì, molto particolare per due ragioni. La prima è che la federazione, proprio perché non sa qual è lo stato dell'arte del rugby italiano, ha deciso di, non, di bloccare le retrocessioni, quindi non ci saranno le retrocessioni. E la seconda perché eh, appunto incontreremo i club di sempre in questo girone, ma non sappiamo se in questi due anni di eh, blocco dei campionati sono cambiati, si sono potenziati, si sono indeboliti, eccetera. Quindi sarà curioso riscoprire. Aprire ciascuno di loro ogni domenica. La percezione dell'organico a disposizione di questa serie A qual è da parte del Presidente? È un organico molto locale perché abbiamo l'obiettivo di far giocare molto di più rispetto al passato ragazzi cresciuti nel nostro vivaio. Ed è una cosa che faremo anche in futuro: in cui abbiamo fatto degli inserimenti che consideriamo di qualità, e non molti ma interessanti, e questa cosa dovrebbe farci affrontare la stagione serenamente.